preparerò una pizza con impasto composto da farina di farro al 50% integrale e 50% di farina di grano tenero di tipo 1. Il mio intento è quello di fare una pizza di 32 cm di diametro. Il paniello è da 250 grammi, idratato al 70%, sicché è un impasto molto delicato, considerando anche che vi è la farina di farro integrale bio. Farò una pizza molto leggera con delle verdure grigliate, melanzane, zucchine e peperoni gialli e rossi. Non vi sarà la mozzarella, ma bensì della ricotta leggera con solo il 5% di grassi saturi su 100 grammi. Qui mi sto prestando a spalmare la salsa di pomodoro. Inizio la farcitura con le verdure grigliate. Il video andrà avanti velocemente. Ora procederò all'infornaggio. Qui ho appena raccolto la pizza sulla pala. Andrà ora ad allargarne la pasta per creare la circonferenza precisa e far sì che il diametro sia quello da me desiderato, ovvero che alla fine ne risulterà una pizza da 32 cm di diametro circa. In fornaggio, colpo secco alla fine, tutto è andato per il meglio. Velocità del video aumentata durante la cottura. Sto parlando con un microfono lavalier. Ho migliorato il sistema audio per fare i video. Lo aggiungo in post-produzione spesso adesso, che con la GoPro è impossibile. Che con il media mode è molto scomodo e raggiungo migliori risultati in questo modo con vari programmi. Ecco la pizza riuscita. Forse devo mettere l'origano prima della cottura, vabbè. L'olio no, dopo la cottura. Volevo che fosse una pizza molto leggera e nutriente. Video aumentato anche durante la farcitura con la ricotta leggera, rigorosamente leggera. Giro d'olio finale. Pizza è venuta regolare, qui provvedo a tagliarla a spicchi. La cottura anche del fondo è perfetta, direi. Ora è proprio appetitosa. Qualcosa di diverso, senza appunto la mozzarella, con farina più nutrienti, appunto la farina di farro bio,
una farina di grano tenero tipo 1 per avere un maggior apporto di sali minerali, ceneri e quant'altro.